Eccoci qua. Oggi si fa la festa. No, non è vero. Non c'è nessuna festa. Siamo arrivati a questo punto. Quella è la metà. Deve venire avanti ancora del doppio. Insomma. C'è ancora un sacco di lavoro, lavorissimo da fare, tipo time lapse epico con gente che muore, forse. No. Male, non è male. Il palco, io male. È molto interessante questa cosa, sembra di, oddio, operare sotto una macchina. No, sto facendo il video, sto parlando col mio pubblico, non con voi. Devo andare a mettere i morsetti per bloccare le pedaline. Lo va incastrato lì dentro e poi guidato. Erano lì. Siamo più o meno quasi a una quadra. Siamo anche riusciti a metterci d'accordo con la ditta che installerà la sfera geodedica. Non mi suona bene questa parola. Comunque, vengono domani mattina e noi faremo gli ultimi ritocchini. È quasi ora delle pappe, quindi. Piccolo spoiler. Piccolini spoilerini. Ma non oggi, non oggi, però ce l'abbiamo lì che arriva. Bene. Ivan è andato a Torino, sono io al comando, e quando sono io al comando non si batte la fiacca. Che sia chiaro. Vado lì davanti. È da davanti. Due. Niente parolacce, perché se non posso mettere nel video. Se non muore più. Aspetta. Lo metto sui piedi. Che spugna che pigliamo, ragazzi. Pronto? Eccoci, lo sapevo. Time lapse. Porca miseria, come direbbe il mio amico Andrea. Ma si scivola. Si scivola. Ok, oggi giornata ninu, no, più no che no. La sfera, il dome va avanti, la pedana è finita, io sono detonato, completamente morto, sono stanchissimo, influenzato, demotivato, ma ce la farò. Adesso penso che andiamo a fare delle pappe e abbiamo un altro lavoro nel pomeriggio e qua torniamo domani a fare altre cose.
Prima ci facciamo un po' di pasto angusto. Che fa sempre bene un po' di pasto angusto. Quello che stiamo cercando di risolvere è come portare corrente al dome. Il dome è più bello di sfera geodetica. Non lo so, però geodetico mi sembra più tecnico, dome più sbarazzino. Comunque, da quel garage dobbiamo portare corrente e la sfera è là. Molto, molto lontana. Ivan! Avevo ragione io, il ristorante è laggiù. Ok, abbiamo trovato la soluzione, ma indovinate un po'. Semplice, è comodo, pratico. No, no, no. Questo un giorno sarà il mio laboratorio. Aspetto solo che me lo svuotano. Mi basterebbe quel pezzo di sotto lì. Abbiamo fatto la capannina perché su quell'edificio lì vogliono proiettare le cose di Natale. Bene, sto facendo poco video perché, come dicevo prima, sono troppo detonato per star dietro a tutto. Almeno così dovrei riuscire a non mollare tutto all'improvviso come nel Vietnam, ok? Ok, giornatina di oggi conclusa e domani sarà il vero primo giorno di Siberia. Fino adesso abbiamo solo giocato. Eccoci, pronti. Oggi facciamo una cosa pazzesca, andiamo in un posto pazzesco. Bene, siamo a Cervinia e montiamo per i mondiali di snowboard in alto, parecchio in alto. La domanda è come portiamo la roba e la risposta è semplicissima. Però questa volta non voliamo con l'elicottero noi, solo la roba, noi andiamo con l'ovetto. Bisogno di un drone e anche un ciaspole, credo.
Se la tieni ferma. Bene ragazzi, direi che da questo video ogni video è buono per chiudere la terza stagione. Non so quanto riesco ad andare ancora avanti, sono alla frutta, alla fine, al dolce, alle cozze, come si dice, quella roba lì. La giornata non è ancora finita, dobbiamo dare corrente nella sfera geodedica DOM, sempre quella roba lì, ma non so se riesco a fare video, quindi se non ci vediamo di là vi saluto di qua. E allora dobbiamo fare passare la corrente da lì, ma c'è la neve lì, non si vede, ma c'è la neve lì, è un problema. Allora, così, momento tecnico, il cavo che passiamo si chiama Socaplex, praticamente sono 6 cavi da 16 ampere, tutti in una frusta unica, in un cavo unico, poi si smistano in punta e in coda.